Maria Cristina Pisani, è vero che questo riguarda i giovani in maniera marginale, ma le politiche per la famiglia in questo paese, insomma, qualcosa si sta facendo con grande difficoltà. Riusciremo mai a far fronte al collasso demografico? Dobbiamo farlo cercando di mettere i giovani nella condizione di poter creare famiglia. Quando prima parlavo della questione dell'abitazione, quella è una questione centrale. Da alcuni studi che noi abbiamo condotto sappiamo che dopo la pandemia, la prima fase della pandemia, il 52% di giovani coppie è tornata a vivere dai genitori. Coppie che vogliono per esempio chiedere un mutuo per la prima casa, oggi soltanto il 7% è riuscito a riceverlo, mentre il 52% addirittura, cioè, da un sondaggio che abbiamo fatto, ci dice che non lo chiede perché sa di non avere le condizioni economiche per poterlo fare. Quello è tragico. Certo. E questo è come dire, il presupposto dal quale partire. Quando il presidente Draghi più volte ha parlato di debito buono e debito cattivo, quello è un aspetto centrale, sì. Perché noi oggi anche attraverso il PNRR stiamo creando un'ipoteca sulle future generazioni, e considerando che già oggi i giovani non godono certamente e non godranno le tutele di welfare di cui hanno goduto invece, sì, i nostri genitori, i nostri nonni, è necessario metterli nelle condizioni appunto di creare una loro piena emancipazione a partire appunto dal loro nucleo familiare. Enrico Brizzi, La primavera perfetta, il suo nuovo romanzo.